Eccoci qui, cari amici, in questo nuovo appuntamento sul mio canale YouTube Nicola De Lucia. Voi sapete come parliamo di differenti argomenti, diciamo, ogni video, però ci tengo quando magari lo ritengo opportuno parlare. Che so, che sia di WWE o ciò che gira intorno allo spettacolo intrattenimento americano. Come vedete dall'immagine, un'immagine collage, diciamo, attualmente la nuova DNA conosciuta fino a un po' di tempo fa come Impact Wrestling, al suo inizio appunto come proprio TNA e la WWE hanno stretto una partnership, diciamo un crossover, che permette in eventi diciamo particolari, speciali, di comparire a chi della DNA in WWE e chi della WWE in TNA. Per esempio, veniamo alle ultime apparizioni, l'attuale Knockout Champion Jordynne Grace, che ha avuto anche sia in una puntata settimanale di NXT, che è nell'evento speciale Battleground la possibilità di affrontare Roxanne Perez, ovviamente per motivi di pura logica, diciamo, il match è stato vinto da Roxanne Perez, però ovviamente le sorprese non sono finite qui, perché per esempio Against All Odds, ultimo evento speciale della TNA, Tatum Paxley, sempre di categoria femminile, ha affrontato la stessa Jordynne Grace per il titolo Knockouts. Poi sempre, per esempio, Against All Odds, c'è stato il grandissimo ritorno di Jeff Hardy in TNA, che nonostante la sconfitta di suo fratello Matt Hardy contro Moose, attuale detentore del titolo mondiale della TNA, ma si prospettano periodi floridi e chissà se già nella notte tra oggi e domani mattina, nella Battle Royale a 25 uomini per decretare lo sfidante di Trick Williams nel prossimo evento speciale di NXT Heatwave il 7 luglio, 7-8 luglio, possa comparire qualcuno della TNA. Ovviamente il pubblico della WWE ha un nome su tutti, che è Joe Hendry, che in passato ha anche affrontato nella TNA stessa Moose battendolo. E proprio su quest'ultimo, su Moose, attuale detentore del titolo mondiale, ci potrebbero essere delle imminenti novità su anche una sua comparsa. O a NXT, o addirittura si pensa a Raw o a SmackDown. Quindi collaborazione, possiamo dire, al momento abbastanza proficua tra WWE e TNA, con, vedete, la TNA che si prepara a Slammiversary il 20 luglio e i primi di agosto invece la WWE SummerSlam, ma la WWE avrà prima di SummerSlam Money in the Bank, tra cui ci sono grandi nomi che giostrano intorno ai possibili vincitori dei Men Money in the Bank e Women Money in the Bank.
Bene, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi servizi qui su YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ciao, alla prossima, Forza Italia, sperando almeno in un pareggio contro la Spagna. L'importante è non perdere. Ciao!